Buongiorno, Max Vienna da Auronzo, ritiro della Lazio. In questo momento c'è Simone Inzaghi a colloquio con i suoi collaboratori. C'è stato un allenamento questa mattina, probabilmente staranno parlando di questioni tecniche. Acerbi sta firmando gli autografi ai tifosi, una bella iniziativa da parte della Lazio che presenta ogni giorno almeno 3 giocatori. Sempre disponibile con tutti, un leone in campo e fuori. Auronzo Dicatore, Max Vienna per la voce dei laziali, siamo con Diana e Serena. Bellissime tifose laziali, cosa c'è di più bello? Guardate che sorriso, meglio di così, felice e contento. Come va più Auronzo per voi? Benissimo. È una bellissima esperienza, vedere i giocatori da vicino, è emozionante. Da quanto tempo state ad Auronzo? 2 giorni. Bellissimo, perfetto. Che vi aspettate per il futuro campionato che verrà? Speriamo un'altra coppa. Ma io spero una qualificazione Champions, magari la volta buona. Giocatore del cuore? Bella domanda. O allenatore del cuore? Vabbè, Inzaghi chiaramente. Simone per tutti, perfetto. Come l'avete visti fino adesso? Molto bene, sono tutti in acquisto. Perfetto, siete soddisfatti del mercato? Soddisfatte del mercato, scusate ma... Eravamo innamorati già di Lazzari. Perfetto. Perfetto. Ragazze, in becca all'Aquila e un grazie. A presto. Ciao. Ecco il nuovo arrivato Johnny, sta firmando gli autografi ai tifosi. Buongiorno, sempre Max Vienna, Auronzo, ritiro della Lazio, siamo qui col signor Lucio e suo figlio Aldo. Perfetto, da quanto tempo state qui, Auronzo? Da ieri. Impressioni su questa nuova Lazio? Positive. Giocatore che vi piace di più? Correa Acerbi. Invece il papà? Papà è Immobile. Il bomber? Sì, Immobile. E Inzaghi? Inzaghi è la... Aspettative per, allenatore. Aspettative per il prossimo campionato? Sarà dura perché c'è l'Inter, il Napoli, però Milan e Roma stanno un po' male. Dove pensi che può arrivare questa Lazio? Quarta, quinta, sesta. Anch'io. Quarta, perfetto. Quinta, grazie ancora. Auronzo Dicatore, piazza principale, davanti la chiesa. Max Vienna per la voce dei laziali. Siamo con la signora Manuela, tifosa laziale. Impressioni su questo ritiro della Lazio? Allora, il ritiro della Lazio non è la prima volta, diciamo, che io vengo. Molto bello il posto, i ragazzi. L'unica cosa, sono stata un po' di sofferenza per entrare in contatto con i calciatori, ma penso non sia neanche tutta colpa della società o dei calciatori. Diciamo che siamo un pochino invadenti noi tifosi, secondo me, però va bene, ci sta, anche perché il tifoso comunque è quello che foraggia la squadra, è quello che la dura, almeno io che ho già rinnovato l'abbonamento, insomma, ci tengo, però non forse siamo anche un pochino troppo morbosi, ecco, questo penso, però vabbè, tutto sommato, visto poco oggi, vedrò la partita, diciamo, forse è la cosa migliore. Sensazioni per il prossimo campionato? Allora, per il prossimo campionato io penso questo: se la Lazio riuscisse a tenersi Milinkovic, secondo me è già una base su cui ripartire, perché mentre credo io che un Luis Alberto si potrebbe sostituire tranquillamente, invece Milinkovic sono quei calciatori che non è facile sostituire e che se ce l'hai te lo tieni caro, e mi dà anche l'idea che se lui dovesse rimanere la Lazio partirebbe già un gradino più in alto, cioè mi sarei fiduciosa che la squadra così com'è per me non ha bisogno dei ritocchi, secondo me. Quindi possiamo puntare a? Almeno quarto posto, punto interrogativo, non di più non credo, perché purtroppo Napoli, se noi abbiamo fatto 2 passi, gli altri, Juve, Napoli e Inter, ne hanno fatti 4, quindi rispetto alle altre sono fiduciosa, insomma mi sembra che la Lazio è una buona squadra. Il discorso poi è sempre da vedere quello che succede in fase di campionato, spero
bene, che sia tutto secondo la regola, ecco. Soddisfatta dei nuovi acquisti? Sì. Okay. Sì, soprattutto uno, Lazzari, perché che dicono, ma non è. Non stiamo parlando di Messi, no, non sarà Messi, però sono 2 anni che qua fascia destra, poverina, disastrata. E secondo me Lazzari è un ottimo acquisto, ma anche gli altri, visto, tutto sommato, sono fiduciosa, diciamo, ecco. Perfetto, un ringraziamento e a presto. Grazie a voi. Grazie. Un saluto alla voce del Lazio. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.